Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Gravity Rush Remastered. Dunque, nel primo video abbiamo visto principalmente l'intro appunto della storia del gioco. Vi ho spiegato brevemente il gameplay, fin dove siamo arrivati, avete visto un po' il tutorial. Abbiamo visto la prima sfida a tempo dove dovevamo appunto usare la scivolata gravitazionale e così via. Andiamo avanti, continuiamo la nostra partita. Tra l'altro io ci ho ancora salvato la mia partita di appunto del 2020, dell'episodio 21, che piccolo spoiler, vabbè. Allora, vediamo un po' cosa posso fare, anche perché non ho molto tempo adesso, eh. Non farò un'ora di video, farò 45 minuti, massimo 50. Ecco qua. Vediamo se mi ha... E ovviamente... Perché si sballa? Ovviamente mi ha salvato il punteggio oro, ci mancherebbe altro. Ecco, possiamo appunto trovare informazioni in giro dai passanti. Ehi, non prenderla come una critica, ma hai un odore un po' forte. Da quant'è che non ti fai un bagno? Prego? Non può essere così terribile. E invece lo è. I tuoi capelli sono un disastro, i tuoi abiti sono sporchi. In che razza di guaio ti sei cacciata, eh? Una ragazza deve badare al proprio aspetto. Mi serve un bel bagno. E devo fare anche il bucato. A pensarci bene, avrei bisogno anche di un posto per dormire. E appunto poi lo troveremo comunque. Ovviamente Kat avrà una sua casa, progredendo nell'avventura. Io penso che ripeta quello che ha detto prima, no? Proviamo. Ok, quindi riparlando con i personaggi non dovrebbero esserci delle cose in più, ecco, dice le stesse roba. Volevo vedere una roba. No, quindi la difficoltà del gioco, a differenza del 2, qua non si può selezionare, è preimpostata. Potrei iniziare a potenziare qualcosina. La salute, ad esempio, il tempo di recupero. Ma è molto importante, anche i poteri di combattimento sono importanti, eh. Calcio. Modifica la potenza dei calci base, inclusi quelli concatenati e i contrattacchi. Usa le gemme, vabbè, per aumentare la potenza e la durata della combo. Quindi questo penso che va a aumentare anche i colpi che possiamo fare. Facciamo una prova, quanti colpi fa? 1, 2, 3. 3 colpi fa. Vediamo se potenziando appunto ne fa di più, per capire. No, ho sbagliato, scusate. 150 vuole. Eh sì, perché dice usa le gemme per aumentare potenza e incrementare la durata della combo. Avete visto? 4 colpi. È molto importante capire quando potenziamo un'abilità nei giochi cosa succede. 1, 2, 3, 4. Vedete, ora fa 4 colpi. Bella quella, che cazzo è? La presa gliela ha insegnata Guy di Street Fighter questa, guardate. Allora, io farei una bella cosa adesso. Andrei a prendere un po' di gemme. Vi ricordo che con la X, ragazzi, vedete, diamo una forte spinta che ci permette di aumentare la velocità, eh. Con L1 atterriamo. Ecco qua, ho gestito malissimo la visuale, perdonatemi. Ma quello può capitare che vi incasinate con la visuale. Allora, vediamo. Qui c'è qualcosa. Non preoccupatevi, potete buttarvi giù. Tanto poi vedete, con R1 vi mettete in gravità, no? Ok. Prendiamo anche questi, già che ci siamo. Perdonatemi per la visuale, che a volte la sminchio. Ah! Al pelo, eh.
Mi ricordo di far ricaricare l'indicatore poi della gravità. Vediamo un attimo. Quali costa un poco? Dopo ci facciamo qualche potenziamento qua. Ottimo, guardate là. Qua premete L1, così almeno ricaricate anche il vostro indicatore al massimo. Vedete cosa vi dicevo? Che quelle non si notavano. Le ho notate adesso, appunto. Ci sono molte gemme nascoste qua. Che magari non vedete se non ci fate caso, no? Tra poco però qua vado a picco, ragazzi. Sapete cosa mi conviene fare? No, cazzo. Perdonatemi. Ah, dai. Ma questo è un problema che può capitare, non dipende da me purtroppo, perdonatemi davvero. La visuale a volte si sminchia e può dar fastidio, dovete farci l'abitudine. Con R3 vedete che la risistemate poi. Ma ripeto, tutto sommato è molto meglio qua che in Gravity Rush 2, secondo me, la gestione della visuale. In Gravity Rush 2 a me si sputtanava, ma tantissime volte. No, cazzo. Merda, devo trovare. Va bene qua, dai. Perché ho premuto la X e non mi fa. Dovrebbe attutire la caduta, no? Andiamo qua. Qua c'era anche qualcosa. Dai. Là. Là ce ne sono altri, vedete là. Ce ne sono veramente tantissimi da prendere. Una cosa che adoro del gioco sono le sfide a tempo, quelle dove appunto dobbiamo usare Cat così per intenderci. Che dobbiamo andare veloce e andare a passare dai punti di controllo. Quelle le adoro la follia, sono secondo me molto molto belle. No, scusate un attimo perché. Facciamo così, va. Fatto recuperare la barra perché ora volevo andare a prendere quelle. E non so se mi bastava. Allora, torniamo a gravità normale con L1, vedete? Scusate per la visuale. Ora mi metto qua. E ripristino la barra. Man mano che andremo avanti sarà sempre un problema minore quello, nel senso che appunto si consumerà meno quando la utilizzeremo con i vari potenziamenti. Anzi, sarebbe il caso già che io la potenziassi, a dire il vero. È che a me piace accumulare le cose, lo sapete che io. Mi piace vedere tante gemme, tipo 2000, 3000, comunque. Tempo di recupero, questo è importante. Modifica il tempo di ricarica dell'indicatore di gravità. Usa le gemme per renderlo più breve. Sì, potete tranquillamente potenziarla, Cat, mano a mano che andate avanti, non è che per forza dovete accumularvi le cose e poi potenziarla quando ne avete tanti, eh. Ciao, potenziamo anche la salute. Tra l'altro, per ora questo è uno di quelli importanti. Questo è il tempo di recupero quando finite la barra della gravità, cioè quanto ci mette a riprendersi. Questo invece è quanto si consuma. Quindi più potenziate questo, più la barra della gravità si consuma meno. Quindi poteri di combattimento. Calcio gravitazionale. Questo costa 300. La schivata. Modifica, vedete? Cosa vi avevo spiegato nel primo video? La frequenza delle tue schivate. Ci permette di schivare più velocemente, perché vedete adesso come schivo. Aspettate che vi faccio vedere. Qua. Sto spammando R2. Vedete che ci mette comunque un po' a fare una seconda schivata. Potenziando quella cosa, schiverà più velocemente, no?
Quindi potenziamola. Questo è importante, anche se già è forte. Vabbè. Guardate, eh. Vedete? Avete visto che fa due schivate di fila? Molto importante questo. Allora, dobbiamo tornare su però, eh. Non fatelo tutto in una botta perché non ce la fate con la gravità attuale. Quindi vedete, nel frattempo posso prendere queste per dire. Ah, cazzo. Dai, per cortesia. Ma veramente? Ok. Guardate quanta roba c'è da prendere. Vi ricordo, mi raccomando, che l'indicatore della gravità, come potete vedere, si consuma anche quando stiamo fermi. Comunque uno spettacolo. C'è da giocare Gravity Rush. Secondo me è meraviglioso, ragazzi. È un titolo meraviglioso. Poi ripeto, c'ha sì i suoi problemi, perché io non posso negare l'innegabile. Cioè, sono innegabili i problemi che ha con la visuale. Però vedete che comunque quando la sapete gestire, è fattibilissimo il gioco, eh. Certo, magari lunghe sessioni di gioco possono darvi, magari, che ne so, un po' di mal di testa. Però ci sono giochi peggiori. Cioè, a paragone, per dire, Tamper è molto più fastidioso come gioco, per il fatto che è molto psichedelico, è molto veloce e così via. Prendiamo anche queste. Ok. Vedete che poi la visuale, bene o male, non è che si sputtana sempre, eh. Dipende anche come la gestite voi. Cioè, sto gioco è una figata solo per dire andare in giro, uno spettacolo della Madonna. A me piace veramente un casino. Ecco, volevo fare un breve appunto sul 2. Il 2 perché non mi è piaciuto? Vedete che ho attutito la caduta? Il 2 non mi è piaciuto perché, a differenza del primo, innanzitutto è stato reso troppo open map. Sapete cosa penso a riguardo? Cioè, un gioco così bello, così fatto bene, non è che ha bisogno di aree infinite. Il problema è che il 2, anche questo, come potete vedere, si estende sia in alto che in basso, ma il 2 è troppo, cioè sono troppo grandi le mappe. Il problema è che sono dispersive, cioè ci sono alcuni punti dove non si capisce veramente più dove cazzo si è. Poi anche appunto la camera, secondo me, è molto meglio quella dell'1 che del 2. Hanno aggiunto poi dei poteri particolari, quindi due diversi tipi di gravità, che sono, mi pare, la lunare e la gioviana, o giovana, come cazzo si chiama. Però, a parte qualche piccola innovazione, secondo me, sotto certi punti di vista, si è fatto un passo indietro rispetto al primo. È quello che penso io, ripeto. Poi ognuno ha i suoi gusti, ma il 2 veramente non mi è piaciuto. Addirittura non l'ho finito. E credetemi, io per non finire un gioco vuol dire proprio che non mi piace. Questo invece, più giocavo, più ne volevo. Invece il 2 mi ha fatto l'effetto opposto. Più giocavo, più mi rompeva i coglioni. Cioè, è un peccato perché, ripeto, il primo secondo me è un piccolo capolavoro. Il 2 nel complesso ha troppi problemi. Poi sì, sti cazzi, la grafica più bella, quello che volete, ma quello è normale che poi graficamente un titolo migliori, no, con un sequel, almeno dovrebbe essere così. Chiusa parentesi, ragazzi, ora vediamo di prendere appunto un po' di roba. Ho preso tutto, sì. Vedete? La visuale è comunque gestibilissima, eh? Cioè, la gestisco io comunque, vedete? Andiamo qua, va? A recuperare la... Ok, no. Ah, una figata, no, veramente una figata. Allora, potremmo iniziare a provare anche qualche sfida, eh? Per intenderci, le sfide quelle... queste qua verdi. Allora, questo cos'è? Ok, quella sono robe che devo riparare. Andiamo a farci sto dialogo. Ah,
vabbè, già che ci sono. Quando vedete le gemme, prendetele subito, che è sempre meglio. Vabbè, queste qua sono molto in vista. Vi consiglio di prendere subito quelle che vedete, nel senso che sono meno in vista, altrimenti poi magari non è detto che ritorniate in quel punto preciso lì. Quindi quando le vedete, prendetele subito, così non ci pensate più. Allora, scusate la visuale che lì si è sminchiata. E a volte vedete il fastidio, che a volte trema un po'. Quella è una cosa che può essere fastidiosa, trema la visuale. Però vedete com'è bella. Va da Dio, no? È quando trema o quando si incastra che può dar fastidio anche alla vista. È un gioco che io vi consiglio caldamente. Io sinceramente ora lo dovrò rigiocare tutto bene insieme a voi, ma secondo me è un gioco da 9, personalmente. Perché è divertente, è bello, offre una buona sfida, è fatto bene. Non è frustrante, salvo forse alcune missioncine sì che sono un po' un dito nel culo, ma non tantissime, almeno da quello che ricordo io. E poi ripeto, grazie ai potenziamenti di Kat potremo avere la vita un po' più agevolata, soprattutto quando andiamo a fare le missioni, che siano missioni di combattimento o missioni di velocità. Allora, abbiamo detto, io devo andare là. Vediamo se riesco a... Eh no, vedete, non riesco a tutire la caduta, riuscivo, cazzo. Quella è la missione di trama, ragazzi, questa. Quindi aspettiamo a farla. Perché non mi ha fatto la scivolata gravitazionale? Ok, è là in basso. Oh, arrivo. Anzi, visto che siamo qua, perché non prendere questi? Andiamo a farci il dialogo. La casa me l'ha portata via la tempesta, e così sono costretto a vivere nelle condutture con gli altri senza tetto, e il governo non alza un dito per aiutarci. Scusate un attimo che bevo, eh. Ehi, a me serve un posto dove stare. C'è spazio per una persona in più? Scusate ragazzi, bevo, eh. Ragazzina, sarà meglio che ti procuri una roulette. Sì, buonanotte. Una roulotte, scusate. Questa non è una reggia. E siamo già costretti. Sto cazzo. Mi chiamo quando mi impappino. E siamo già così stretti che una persona in più potrebbe farci scoppiare. Poi comunque lo troveremo appunto alla casa di Kat, che se non sbaglio è giù di lì poi, non so il punto preciso, ma... Allora, andiamo a provare questa missione. Non so se riesco a farla, se sono sufficientemente potenziato per fare questa missione, vi devo dire la verità. Ecco, prendiamo questi appunto, altrimenti... Ok. Qua. O forse se siamo troppo alti, poi quando impatta a suolo non si può attutire la caduta. Allora, vediamo un attimo però. Sfida a tempo di Hold Noir. Ah. Sì, vabbè, ah ok, questa qua che devo fare adesso. Questa tra l'altro è abbastanza tosta, mi sa. Ah, una cosa, non premete R1 ragazzi qua, guardate, perché vedete vi scala all'altra pagina, dovete premere il direzionale o l'analogico per scorrere tra i poteri, eh. Vediamo. Vabbè, proviamo così, qualora dovresti avere dei problemi, tanto lo possiamo rifare quando vogliamo, le sfide, cioè possiamo farle anche molto avanti, eh. Qua sostanzialmente dobbiamo sconfiggere i nevi entro il tempo limite. Sconfiggi il maggior numero di nevi possibile entro il tempo limite. Aumenta il tempo a disposizione appunto sconfiggendo i nemici. Solo che non ci saranno solo i pirlottini lì che abbiamo beccato finora. Ci saranno anche nevi più potenti. Il calcio gravitazionale è un'ottima idea, ragazzi, perché dovrebbe shottarli, eh. No?
Due colpi, forse però, vediamo. Avete visto? Un colpo. Perché il calcio gravitazionale, usato da lontano, fa più danni. Vedete che non l'ho ucciso con un colpo, perché non ero sufficientemente lontano. Quindi, scusate che ho fatto un attimo in pausa. È molto importante ricordarsi che la potenza del calcio gravitazionale è data anche dalla distanza a cui lo scagliamo. Però mi devo muovere, là. I nemici li vedete segnati sulla mappa. Vedete, è molto preciso comunque anche il calcio, eh. Difficilmente non va a segno, poi può capitare, eh. Qua la visuale si è sminchiata. Ok. Guardate che l'ho sciotto, eh. Avete visto? A parte che sono un pirla, qua posso scendere e picchiarli così. No, comunque anche il combat system è veramente tanta roba, eh. Ah, per di più io posso usare il campo di stasi. Non ci ho pensato, ragazzi, guardate. Ah no, non posso perché non c'ho nulla da tirare. Qua sì, però. Vedete, io posso prendere gli oggetti, volare. Quelli sono i nevi più forti, vedete? Posso lanciarli contro quelli. Quei nevi qua sono bastardi perché, vedete, hanno il punto debole bello imboscato, eh. Non è facile da colpire. Facciamo fuori questo. Dicevo, quei nevi lì sono un po' bastardi. Vedete dove hanno il punto? Sulla schiena. Può capitare che li mancate, insomma. Due colpi, buono. No. Ma che cazzo? Allora, calcio. Bene. No, comunque anche il combat system è davvero molto bello. Almeno, a me piace molto. Quindi riprendiamo col campo di stasi. No, vabbè. Quello è più resistente degli altri. Vedete che l'involucro è di diverso colore. No. Qua la visuale si è sminchiata. Ma quanti punti devo fare per arrivare? Dai. Scusate un attimo. Quanti punti devo fare per 1200 per l'oro, cazzo. Non so se ce la faccio, eh. Sì, se vi colpiscono fa niente, tanto vedete che fanno pochi danni, eh. No, quello dovrebbe morire con un colpo, infatti. Muori. Ok. Devo andare qua velocemente. No, ecco, sì, a volte può incastrarsi nelle robe. E quella è una cosa che fa molto incazzare. No. Questo è più resistente, cazzo. Dai. Non muore, cazzo. Dovrebbe mancargli un colpo. Vedete che non l'ho preso? Ragazzi, forse ce l'abbiamo fatta. Era 1200 o 1300? 1200, ottimo. Ho cercato come al solito di spiegarvela al massimo delle mie possibilità. Avete visto come a volte può mancare il bersaglio? Però è abbastanza preciso il calcio gravitazionale. Ecco. E anche, per assurdo, anche qui lo trovo più preciso che nel 2. Sinceramente, magari ricordo male io, eh. Però ripeto, ho riscontrato molti più problemi in Gravity Rush 2 piuttosto che nel primo. Quindi quelli là, due cose sono importanti da ricordarsi: che a volte si possono trapassare i nemici e si possono non colpire, avete visto? Quindi è meglio puntarli dall'alto e colpire il punto debole, quei nevi là grandi che ci sono. E il calcio gravitazionale usato da lontano accumula molto più potere ed è in grado di, come, di abbattere, avete visto, i nemici con un colpo invece che con due. Tutti i piccoli trucchetti, tutte cose che sono belle da sapere nei giochi, in generale. Benissimo, anche qua abbiamo preso l'oro, ragazzi. Non pensavo di farcela al primo try. Bene. Allora, quindi adesso, fatto questo...
Andando qua dovremmo sbloccare poi altre missioni secondarie, vedete? Andando a riparare il ponte levatoio. Mettetevi il segnalino e andiamo. Ah, guardate che figata. Visto? Mi posso far portare anche in giro da sto coso, che però vabbè, è inutile perché va lento come una lumaca, era giusto per farvi vedere. Allora, andiamo là, ragazzi. Perdonatemi se molte volte può capitare che la visuale si sputtana, ma non è un problema che dipende da me, è un problema del gioco. Infatti io cerco di gestirla sempre nella maniera possibile, nella maniera migliore, ecco. 10 gemme. E appunto ogni volta che facciamo sto discorso qua di riparare le robe, dovrebbe sbloccarci delle nuove missioni da poter fare. Poi mano a mano che andremo avanti vi spiegherò sempre cose in più a livello di gameplay. È veramente, guardate che a livello di gameplay sto gioco è molto molto vasto, molto ampio. Vedete, nuova sfida sbloccata, quindi una. Supera tutti i punti di controllo. Ah, questa mi piace, 46 secondi per l'oro. Supera tutti i punti di controllo e completa la gara. Usa le mosse gravitazionali per vincere. È appunto questo. Visto che è una gara di velocità, io mi sa che vado a potenziarmi. Ah, queste qua sono le missioni principali, vedete? Ma le leggiamo dopo, dai. Anche perché adesso stiamo facendo la roba secondaria. No, volevo... Ecco, i potenziamenti. Questo è importante, facciamolo, che modifica appunto il tempo di recupero. Anche questo qua. Modifica la velocità di discesa in caduta. X tieni premuto mentre cadi, ma sarebbe questa per intenderci. Vedete, X. E appunto va a aumentare la velocità di quel discorso lì. Allora... Proviamo a farla così, vediamo se è fattibile o se devo potenziare ancora di più Kat per poter riuscire a prendere l'oro. Ah, cazzo, no, è una di quelle a terra qua. Qua mi sa che è quella con la scivolata gravitazionale. Che poi ogni tanto si può usare anche la gravità, non per forza tutta, non è per forza da fare tutta con la scivolata, almeno non credo. Vabbè, devo vedere. Vediamo un attimo come va. L2 e R2 contemporaneamente per attivare la scivolata gravitazionale. Già mi sono incastrato, non va bene. Dove? Di grazia, qua? Ma... No, dov'era? Ah, là, vedete? Dovevo andare qua, vaffanculo, non me lo aspettavo. Beh, possiamo sfruttare anche questa. Non avevo visto che era sul muro. Sono 12 punti di controllo, tra l'altro. Vedete, ora devo fare così. Andare qua. La visuale, grazie, che si sputtana. Ok. Non è facile, comunque. Poi, ripeto, ci devo anche prendere la mano. Dove? Ma cazzo. No, non ce l'ho fatta. Quanto voleva? Beh, considerate che ho avuto un po' di problemi e ho fatto 51,36, quindi ora riproverei sinceramente, dovrei farcela. Ovviamente poi dovete capire i percorsi per riuscire a farli in maniera ottimale, Riproviamolo. Non avevo capito là che dovevo andare sul muro, cazzo, là, che mi sono inceppato. Ora si sbaglia una volta, porca troia, però non inceppati lì. Qua vedete, saltiamo, andiamo direttamente sul muro velocemente. Ok, quindi di qua, vedete, posso andare in velocità e poi scendere
e poi riprendo con la scivolata gravitazionale. Quindi qua possiamo fare così. Ok, ora di lì, velocemente. R3 vi ricordo per sistemarvi la vostra visuale. Questo è bastardo, vedete, questo è un passaggio bastardo. Dietro. 40, ragazzi. Very, very nice, eh. 6 più o meno 6 secondi di scarto dall'oro. Vedete che era fattibile, dovevo solo capire un attimo il percorso. L'ho giocato un anno fa al gioco, e nel frattempo, cazzo, ho giocato una marea di titoli. Poi ripeto, sono molto toste queste prove. Queste ancora sono semplici. Quando andremo avanti ne ricordo alcune che sono veramente tremende. Ho fatto anche più di 15 try forse per alcune, per prender l'oro. E anche questo l'abbiamo completata tutta. Abbiamo preso tutte e tre le ricompense. Bronzo, argento e oro. Quindi vediamo un attimo. Vedete che è segnata adesso? Anche qua potete vederla, dov'è che è, scusate. Vedete che sono fatte. Completato. E sono indispensabili, diciamo. Sì, sono facoltative, ma vi danno appunto un'ottima ricompensa che poi vi permette di potenziare Cat, oltre che essere, secondo me, molto divertenti come sfide. Vi ricordo che più potenziamo, più dopo ci verranno richiesti gemme. Ad esempio, calcio in scivolata ora ci richiede 100 gemme. Quando lo potenzierò ce ne richiederà di più. Modifica la potenza dei tuoi calci durante una scivolata. Vedete, ora ne vuole 200. Ma in che senso, scusate? Non ricordo che si potesse usare il calcio durante la scivolata. Ma infatti ora non mi fa attaccare, non capisco cosa voglia dire. Ah, un'altra roba non vi ho fatto vedere, ragazzi. Guardate se attivo la gravità qua. Avete visto? Cioè, queste volano via con me, guardate. E se io la disattivo? Cioè, guardatele. Non si sa dove vadano, ma presumo muoiano. Cioè, avete visto? Quindi, appunto, quando voi attivate la gravità, vedete? Vicino alle persone, volano via con voi. Tra l'altro ci saranno anche delle missioni dove dovremo appunto portare in salvo dei personaggi, appunto con facendo questa roba della gravità. E visto che siamo qua, prendiamo questi. Ecco, qua non usate la scivolata gravitazionale, perché vedete, diventa molto difficile gestirla e si incasina la visuale per niente. Nei posti aperti così, invece, se volete usarla, usatela. Ma è sempre meglio usare la gravità questa. Allora, torniamo su. Allora, vediamo. Adesso io direi che possiamo andare qua. La fabbrica più antica di Old Noir. Sebbene la maggior parte della produzione industriale sia stata trasferita a Industria, che appunto tra l'altro è un'altra città dove andremo avanti, questa fabbrica è il simbolo dei bei tempi andati. Senza carburante non è operativa e molti operai di Old Noir sono rimasti disoccupati. Ditemi se ve lo pronuncio giusto, perché non ho ancora capito come minchia si pronuncia. Allora, sì, poi ho quelle pronunce, non è che sono una cima. Devo far recuperare l'indicatore. Perché non me l'ha segnato? Ok, X. Ok. Andiamo. Ah, ci sarebbe anche un'altra cosa da dire. Ve la faccio vedere. Lì dobbiamo andare. Se si consuma l'indicatore, vabbè. Guardate. Dopo un po' si recupera da solo, guardate. Vedete? Però è sempre meglio non farlo consumare tutto, ecco. Questa era la sfida con la tosta, mi sa. Qua, se non sbaglio, ci attiva la sfida dove dovremo abbattere i nevi con, solo con i lanci gravitazionali. Se non vado errato, adesso vediamo un attimo. Allora, vediamo sta sfida cos'è. No, non volevo.
No, cazzo, vedete? Sconfiggi il maggior numero di nevi possibile usando solo i lanci gravitazionali. Afferra gli oggetti con cerchio, con pallino, e premi pallino nuovamente per lanciarli contro i nevi. Questa è tosta, eh. Vedete? Con cerchio li attiriamo. E anche sta cosa qua sarà potenziabile mano a mano che potenzieremo Kate. Non è. Ma che cazzo? Perché non lo colpisce? Ma. No, c'è qualcosa che non va, scusatemi. Ma lo colpiva? Forse era uno di quelli resistenti. Ma poi scusate, io ricordo che posso andare in giro con le robe. E vedete che io posso andare in giro con la roba e poi tirarla? Non so perché prima me l'ha persa. Ripeto, questo qua è piuttosto difficile. Ma dai, tiralo! No, non l'ha tirato, ragazzi. A volte non lo tira. No, questa non ce la faccio, eh. Che culo. Dai. Ok. Il problema è che devo far fuori anche questo. Cioè, questi qua danno più punti. Vedete, io da qua non posso ora prendere i barili qua, le botti. Lo potrò fare, mi sa, una volta potenziata Kata, che prende il raggio d'azione più grande. No! Dai. Ok, morto. Merda. Che due coglioni. Questo qua è veloce, vedete come sta addosso? No! Facciamo così, va? No, scusate, sto gestendo malissimo la cosa. Ma perché non le prende? No, ho giocato malissimo. Cioè, giusto il bronzo ho preso. Ma qua c'è da potenziare appunto il discorso dei lanci gravitazionali e così via. Per poter riuscire a farla in una maniera ottimale. Ora. Oh. No. Posso vedere. Qual era il record dove ho fatto 40 secondi? Questo? Ok, vediamo la classifica, il primo al mondo, quanto ha fatto. Sono alla posizione 23.000. Minchia. 18 secondi. Beh, probabilmente però l'avranno rifatta con tutti i potenziamenti, quindi la velocità di Kate al massimo e così via. Non so se è fattibile farla in 18 secondi e 83 adesso. A parte che, ripeto, a me non interessa fare il record, ma mi interessa farvi vedere appunto l'oro, stop. Indipendentemente dal tempo che faccio, l'importante è che faccio quel discorso di completismo lì. Dicevo, vediamo un attimo qua. Vedete questo qua? Modifica la capacità del tuo campo di stasi. Usa le gemme per aumentare potenza e capacità di trasporto. Quindi potremo portare più oggetti. Non capisco perché a volte mi volano via. Non dovrebbero volare via quando voi li assorbite e potete volare. E poi scagliarli contro i nemici. Questa modifica la velocità della scivolata gravitazionale. Ma sì, potenziamola ancora. Facciamo così, anzi. Potenzio questo. Come potete vedere adesso livello 4 di 4 non è più possibile potenziarlo. Sarà possibile col proseguire della trama e così via. Però
vedete che successivo non vi dà niente, ci penseremo dopo, si potrà potenziare avanti. Quindi il potenziale, facciamo ancora una potenziata al campo di stasi, va? Tra l'altro è al massimo adesso. Vorrei fare una prova. Perché ne prende solo uno? Non dovrebbe prenderne solo uno. Scusate un attimo, è impossibile. Vedete cazzo, tre ne deve prendere. E questi vedete che vengono via con me. A volte si bugga e li fa volare via. E vedete, ne lancia uno alla volta. Ricordavo bene allora. Dov'è che era la sfida adesso, scusatemi? Questa. Attenzione perché vi inganna. Qua vedete, sembra che avete preso l'oro, ma non ho preso l'oro, guardate. Quindi cliccate sempre su con la X per vedere cosa che avete completato. In questo caso ho fatto solo il bronzo. Quindi diamogli il punto e andiamo là. E riproviamo a fare quella cazzo di sfida qua. Ecco, le sfide dei lanci gravitazionali non mi fanno impazzire. Sono un po' una mezza rottura, diciamo così. 1500 punti per ottenere l'oro, sarà dura. A parte che, ripeto, qualora non dovessi farcela, lo possiamo fare tranquillamente anche avanti. Vediamo. Bene. Vedete quanti ne ho presi? Ok. E questi qua vedete che rimangono. Devono rimanere, cazzo. Perché almeno io faccio più veloce, vedete? Posso tirare da qua. Ora devo riprenderli, vabbè. Ok. Quindi andate sempre poi dove ce ne sono molti, tipo qua, vedete che qua c'è tanta roba. Non è facile farlo veloci, ragazzi. Bisogna essere veloci e efficienti e cercare di uccidere i nemici velocemente, in modo da avere più tempo poi. Ok, me l'ho colpito? Ok, quelli sono quelli più resistenti. Quindi adesso devo andare qua. Ok. Prendiamo un po' di roba qua. Cerchio per lanciare, vi ricordo. Riesco a colpirlo? No. Prendiamo tutta la roba qua. Merda la gravità, ragazzi. Guardate sempre l'indicatore, non lo stavo curando. No, vedete, adesso ho perso tempo. Dai, caricati. Ma perché non... No, non è vero. Lì aveva preso danno, non mi ha calcolato che gli ho fatto danno, dai. Era giusto, non diciamo cazzate. Siamo solo a 500 punti, eh. Ah, che palle. Perché me li ha distrutti? Perché? Non doveva distruggermeli. Cioè, non dovevano volare via, boh. Questo adesso... Allora, vogliamo via. Se vi colpisce ve li distrugge, mi sa, eh. Ok. Devo volare velocemente là. E colpire questi. Ok. No. Quelli là sono più resistenti. Ok. Facciamo questo. Ah, posso schivare anche in aria, guardate, con R2. Quindi adesso prendiamo questi. No! Dai, cazzo. Non è morto. Ma devo far fuori quello lì che è più resistente. Ok. Altri nemici dove sono? Prendiamoli da qua. Ne ha preso uno, cazzo. Dai. No! Devo muovermi, mi manca pochissimo e sono nella merda. No. No, non penso di farcela. Quanto era? 1003, mi mangio le mani, ragazzi. Ho fatto 1290. No, 1005, cazzo. Vabbè, intanto l'argento l'abbiamo preso. Farei un altro tentativo, ma forse non è ancora fattibile adesso, eh. O sto gestendo male io la cosa, ma non mi sembra. A volte prendo le robe, volo e van via.
non è giusto, cioè devono rimanere appunto inglobate nel campo di stasi. Riproviamo, devo fare 1500 punti per prendere l'oro. Qualora non dovessi farcela, la facciamo pro, dai ragazzi, se no altrimenti. Ok. Veloce. Ma ecco, questa è un'altra merdata, quando si incastra così mi fa incazzare di brutto. Ecco, in queste prove qua la visuale può dare una marea di problemi, eh. Infatti vedete qual è il trucco: cercare di volare, rimanere in volo e poi raccogliere le cose. Perché non l'ha colpito? Merda. Ma... allora... Ok. Ho già perso un botto di tempo, eh. Prendiamo questi. Ripeto, poi non è facile gestire. Merda, ancora lo stesso problema di prima, che non ho controllato la roba. Perché non ha preso danni, cazzo? Dai, dai. Ok, morto, andiamo velocemente di qua. E adesso prendo le cose così, ragazzi. No. Ok, quello l'ho fatto fuori, che mi... Eh no, dovevo andare in volo. L'altro dov'era? Lì. Ok, e ora andiamo velocemente di qua e bombardiamo quello con più vita, che sono quelli lì, vedete che hanno il coso arancione. Sono un pirla però, avrei dovuto prendere queste. Queste mi sa che fanno più danno, questi, i barili qua. Ok. Benissimo. Bene, bene, ma non bene. Allora, qua. Dai. E muori, cazzo. Ok, tempo aumentato. Vediamo di prendere ancora un po' di roba e di volare velocemente di qua. Ok, prendiamo questi. No, perché non me li ha presi tutti e tre? Ma... a volte non prende bene comunque. Dai, la visuale non è mia amica in questo caso. Ok. E dai, schiattano. Niente. Via. Perdonatemi davvero per la visuale, non è colpa mia. E prendili. No, 1300 ragazzi. No, non ce l'ho fatta ancora. Eppure non sto giocando male. Cioè sì, ho sbagliato qualcosina, ma... è proprio... ripeto, forse va potenziata ancora un po' cut. Fatemi vedere una cosa, fatemi fare un attimo continua. Allora... ah, come avete potuto vedere, guardate. Vedete, io posso schivare anche in aria. Faccio l'ultimo tentativo lì, ragazzi. Campo di stasi adesso è al massimo. Per ora. No, tanto non ho potenziamenti che mi agevolano adesso per questa missione. Facciamo l'ultimo tentativo, ragazzi, e poi concludo il video per oggi. Scusate un attimo, anche perché poco devo uscire. Ok. Non so se ce la faccio, ho fatto 1300, 200 punti in più, non sono pochi da fare. Qualora non dovessi farcela, la prossima volta magari andiamo avanti un po' con la storia. Andiamo in giro, prendiamo anche le gemme e poi quando è posso tornare a riprovare questa missione. È che ho fatto veloce prima, cazzo, eh.
Ok, quindi subito di qua. Ok, scendiamo. Questi qua fanno molto danno, eh. E con un colpo mi sa che abbattono quelli, eh. I barili lì, i bidoni. Sì, con un colpo. Non è che gioco così male, dai. No, qua ho sbagliato. Tre me ne deve prendere, perché me ne ha presi due? A volte non prende bene il campo di stasi, quello potrebbe essere un problema abbastanza notevole. Ok, cioè, morto subito. Ma prendiamo i vasi qua. Via! Allora, dai, tira. Ok. Anche i vasi qua non sono male, eh. Ok. Prendiamo questi. Me ne ha preso uno, mi sto già incazzando. Perché me ne ha preso solo uno? No, è il campo di stasi che ha dei problemi comunque, a volte non prende bene. E non va bene perché dopo io ci vado a perdere del tempo inutilmente e viene compromessa la mia prova. Lì mi girano i coglioni poi. Dove che posso andare? Qua. No. No, però se ti colpisce... Mi hai rotto i coglioni, eh. Ok, facciamo quello e di qua. Dai, ce la devo fare, cazzo. 40 secondi. Bene. No, però. Dai, cazzo, 1470 punti, ragazzi, ce la dovremmo fare. Ma non è morto? Ok, 1620 punti, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Però ripeto, a volte il campo di stasi sembrerebbe che non inglova bene gli oggetti. Magari è una mia impressione, può anche essere, però... ha voglia. Vedete, ora li ha inglobati tutti e tre. Prima non me li aveva inglobati tutti e tre. Io me ne accorgo quando c'è qualcosa che non va nei giochi, me ne accorgo subito. Cazzo no. Ok. Vabbè ragazzi, direi che va bene anche così, eh. Posso anche aspettare che scade il tempo, tanto l'obiettivo l'ho fatto. Vi ricordo che è molto importante inglobare anche così quando siamo in volo e poi andare via. Perché se il nemico vi colpisce quando avete inglobato, perdete gli oggetti che state trasportando, se non vado errato, eh. Bene, ragazzi. Abbiamo preso anche l'oro. Scusate, ho dovuto fare un po' di tentativi, anche perché dovevo riprenderci la mano. E ripeto, mi sembrerebbe che il campo di stasi non sempre ingloba bene come deve inglobare. Ora mi pare che possa trasportare tre oggetti al massimo. Poi avanti si potrà aumentare ancora il trasporto, fino a 5, 6, non mi ricordo di preciso. Rifacciamo una prova, proviamo a metterci qua. Vedete, sì, me ne ingloba tutti e tre. Potete sparargli a raffica, oppure uno per volta piano piano. Bene, ho appurato che il gioco salva in automatico, quindi posso anche uscire. Vediamo solo una cosa. Mi chiedo ancora scusa per la visuale, ma ripeto, la visuale non sempre dipende da me. Oh, cioè non avevo preso questo? Seriamente l'avevo dimenticato?
Beh, come primi due video mi reputo abbastanza soddisfatto, sinceramente. Penso che uscirà una gran bella serie. Vabbè, niente, mettiamoci qua. Ma ricordavo. Eppure io ero convinto che ci fosse il salvataggio manuale. Forse solo nel 2 l'hanno introdotto. Eppure no, non lo vedo. Torna ai titoli, chiudi, mostra tutorial. No, no, non c'è il salvataggio manuale. Sta bene automatico il gioco. Benissimo, allora torniamo al menu. Bene. Detto questo, ragazzi, spero che questo video di Gravity Rush vi sia piaciuto, vi possa essere utile. Bella lì.